vogliamo parlare di matrimonio e dintorni alla luce dell'attualità e del sinodo con i nostri relatori che conoscete, padre Giorgio Carbone, direttore delle edizioni Studio Domenicano, docente di teologia morale e di bioetica nella facoltà teologica dell'Emilia Romagna a Bologna, Riccardo Cascioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana e de Il Timone, in prima linea nella battaglia culturale in atto. Ma lasciamo direttamente a loro la parola sul tema di questa sera, matrimonio e dintorni. Allora, premetto qualche informazione. Il sinodo è un concilio? Il concilio è un sinodo? Sinodo e concilio sono stessa realtà? A leggere alcuni articoli di quotidiano sembrerebbe di sì. Chi è che ha istituito la realtà del sinodo? Paolo VI nel 1965. E la costituisce con un motu proprio, il quale poi motu proprio entra nel nuovo codice di diritto canonico del 1983. Nell'idea, quindi nella volontà del Papa Beato Paolo VI e nella volontà di San Giovanni Paolo II, il sinodo è un organo di carattere consultivo che aiuta il Papa nel governo collegiale della Chiesa ed è un organo permanente. Se leggiamo il motu proprio del 1965 di Paolo VI che istituisce questa realtà nuova e se leggiamo ancora di più il codice di diritto canonico del 1983, scopriremo una cosa di cui poco conosciuta, forse ignorata, non lo so, non aggiungo altro. Il sinodo, dicono le disposizioni canoniche, non ha alcuna competenza in materia di magistero. Il sinodo non è un organo del magistero. Non compete al sinodo, dice testualmente il codice di diritto canonico, definire, determinare questioni né teologiche né pastorali. Il codice di diritto canonico è chiarissimo. Dunque, che cosa compete al sinodo a norma dei canoni? Dibattere, cioè discutere di un tema assegnato dal Papa. Stop. Al sinodo non compete l'attività tipica del magistero, che è quella di definire con certezza la dottrina, anche perché la dottrina tanto nessuno la può cambiare. La dottrina deriva da Gesù Cristo che è nostro Signore e Maestro. Il concilio la esplica, cioè toglie le pieghe, per chi c'era nella conferenza di Padre Barzaghi, toglie le pieghe, quindi la sviluppa, la approfondisce secondo lo sviluppo omogeneo che è presente nella teologia cattolica fin da San Vincenzo di Leren. Quindi la prima premessa doverosa è che cos'è il sinodo e quali sono le sue competenze. E se leggiamo il motu proprio di Paolo VI e il codice di diritto canonico facciamo queste scoperte, perché a sentire tanti articoli di giornale il sinodo era un organo equipollente a un concilio, cioè detto in altri termini, abbiamo assistito in questi ultimi mesi, e mi auguro di non assistere più nei mesi prossimi, alla creazione di una bolla. C'è stata la bolla finanziaria dei titoli truccati negli Stati Uniti, che poi ha provocato l'innesco della crisi. Ma c'è stata anche questa bolla di carattere mediatico, evidentemente voluta e programmata da alcuni personaggi, per innescare un processo di attesa nel popolo credente,
quindi attendere dal sinodo qualche atto che è tipico di un concilio ecumenico. Ma questo non ci può essere. Dunque, il risultato quale sarà? La delusione cocente. Questo è grave. Poi mi soffermo su altri aspetti che sono tipici di questo sinodo che si è concluso. Aspetti negativi, poi passiamo a quelli positivi. L'aspetto negativo è che è stato reso pubblico un documento interno, la Relatio Post Disceptationem, che era un documento interno. Non è mai stato reso pubblico nessun documento interno di nessun sinodo che è stato celebrato sotto Benedetto XVI o sotto Giovanni Paolo II o sotto Paolo VI. Perché hanno reso pubblico quel documento che era, come dire, uno schema di lavoro? Perché? Probabilmente per gonfiare la bolla mediatica. Questa è un'ipotesi mia, eh? Poi, altro aspetto che ha fatto discutere e che sicuramente è singolare del sinodo del 2014 è che i vota, cioè le dichiarazioni dei membri del sinodo, non sono state rese pubbliche. Invece tutti i sinodi che sono stati precedentemente celebrati prevedevano la pubblicazione sull'organo ufficiale della Santa Sede, cioè l'Osservatore Romano, dei vota dei membri del sinodo. Cioè, se il tale era stato invitato al sinodo come membro, presentava il suo parere per iscritto, lo leggeva in occasione dell'assemblea e il giorno dopo veniva pubblicato sull'Osservatore Romano, cosicché tutti potevano partecipare ai temi del sinodo. In questo caso non è stato fatto. Perché? Il perché forse si trova in un aspetto denunciato il sinodo concluso si è tenuto in 2 settimane. La settimana seconda, che quindi era successiva alla Relatio Post Disceptationem, quindi hanno discusso, poi hanno reso pubblica la prima relazione, cosiddetta Relatio Post Disceptationem, che ricordo è un documento meramente interno, una bozza. Nella seconda settimana molti padri sinodali, cardinali, vescovi e membri laici si sono lamentati, hanno denunciato un fatto: le proposizioni contenute nella Relatio Post Disceptationem non corrispondono alla discussione avvenuta in aula. Fatto grave. Quindi questi sono tutti fatti documentati, non parlo di altre notizie avute di cui non ho documento certo, quindi sorvolo. Dunque il sinodo non è un organo del magistero, il sinodo è per volontà di Paolo VI e per disposizione del diritto canonico un organo permanente che il Papa convoca e assegna al sinodo un tema, perché attraverso la discussione su questo tema sia governata la Chiesa secondo il metodo della collegialità. Sinodo deriva dal greco synodos, che significa cammino insieme. Quindi la Chiesa è sempre sinodale, perché è una comunità di credenti che cammina verso la parusia, la gloria di Cristo risorto e assiso alla destra del Padre. Questo è il senso del sinodo. Dunque il sinodo, qualunque esso sia, non si conclude con nessuna definizione di carattere dottrinale, così è sempre stato. Se il Papa vuole, conclude il sinodo con un documento che ha un genere letterario suo tutto tipico, che si chiama esortazione post-sinodale. Sono note e numerose le esortazioni post-sinodali di Giovanni Paolo II.
Dunque capite che tutta l'attesa che c'è stata a Riccardo, poi dirà altri particolari, è una gonfiatura prodotta ad arte. Vediamo all'unica cosa certa del sinodo che si è concluso, la relatio sinodi, cioè la relazione che è stata votata alla termine del sinodo, che si compone di più di 90 proposizioni, le quali hanno ricevuto il voto una per una dai padri sinodali, pubblicata sull'Osservatore Romano. Il Papa, questo è un fatto singolare, positivo, ha voluto che venisse pubblicato anche il numero dei voti, placet, non placet e astenuto, che ogni proposizione ha ricevuto. Se voi andate a vedere tutti i voti, vedrete che hanno ricevuto tutto il placet per una maggioranza di gran lunga superiore ai 4/5. Alcune proposizioni hanno ricevuto una maggioranza anche superiore ai 6, ai insomma anche prossima al 90%, quindi maggioranze enormi, mai sotto i 2/3, quindi maggioranze molto significative. Quindi l'unico documento a cui noi possiamo fare riferimento è la Relatio Sinodi. Tutto il resto è una bolla, è carta straccia, sono chiacchiere. E ripeto, però, la Relatio Sinodi non è un atto del Magistero. Questa norma del motu proprio di Paolo VI è a norma del Codice di Diritto Canonico, perché i padri sinodali, i membri anche laici del sinodo, presentano al sommo pontefice il loro dibattito, a cui il pontefice in parte ha partecipato e in parte, davanti al quale in parte è stata assente. Nella Relatio Sinodi vengono messi in luce gli aspetti belli, gioiosi della famiglia e vengono messi in luce gli aspetti di crisi della famiglia. La stampa, evidentemente italiana, ha focalizzato la sua attenzione sui problemi che affliggono la famiglia in Italia e nell'Europa occidentale, cioè i problemi delle crisi, delle separazioni, del divorzio, il problema della convivenza prematrimoniale o della convivenza indipendentemente da una prospettiva matrimoniale, e il tema della comunione ai divorziati e risposati, che ha focalizzato l'attenzione di tanti. Se leggiamo la Relatio post sinodi, vediamo che tutti questi temi sono sì presenti, ma non hanno quel peso, perché il sinodo è per la Chiesa cattolica, che è una Chiesa universale. E vengono messi in luce tanti aspetti della vita matrimoniale, vengono messi in luce, ne metto in luce alcuni temi, innanzitutto che il fine del matrimonio è la santità dei coniugi. Voi avete mai letto qualche articolo di quotidiano del mese di ottobre che abbia messo in luce questo aspetto? No. Il fine della vita coniugale è la santità dei coniugi. I coniugi, sposandosi, diventano l'uno ministro di Cristo nei confronti dell'altro, cioè amministrano le cose di Cristo al proprio coniuge. E perché le amministrano? Per condurlo a Cristo. Il matrimonio è una strada alla santità. Allora, questo è stato messo in luce dal sinodo, che è un dato tradizionale a cui noi continuamente dobbiamo fare riferimento, altrimenti l'ondata dello scoppio della bolla ce lo fa dimenticare e perdiamo il bello, no? Poi un altro aspetto che ha ricordato il sinodo è il magistero di Paolo VI, su cui noi ci siamo intrattenuti ieri sera dopo cena, cioè il magistero, questo sì, magistero,
dell'umane vite. L'umane vite l'avete mai letta? L'umane vite è nota in genere come l'enciclica del no alla pillola contraccettiva. È anche questa una notizia molto riduttiva. Vai a leggere la brevissima enciclica di Paolo VI, si compone di 19 paragrafi, dove i primi paragrafi, il primo terzo dell'enciclica è tutta sulla realtà del matrimonio, la bellezza del matrimonio, la santità del matrimonio. Poi c'è alcuni paragrafi che trattano della fecondità, della fertilità nel matrimonio, della castità nel matrimonio e poi l'appello a tutta una categoria di persone, a partire dagli uomini di buona volontà, dei medici, dalle ostetriche. Ma è centrata sulla santità del matrimonio. Allora, la relatio sinodi ricorda di riprendere la conoscenza dell'umane vite, con particolare riferimento al tema della contraccezione. Quindi questi aspetti, che sono molto significativi e decisivi per la vita di coppia, sono stati censurati purtroppo dalla stampa, la quale ha enfatizzato un tema sì presente nel popolo credente, cioè i divorziati risposati, ma è un tema già definito dal magistero di Papa Giovanni Paolo II nell'esortazione post-sinodale Familiaris Consortio del 1984 al numero 84. Andatevi a leggere, vi do il compitino e passo la parola. Già è definito, definito vuol dire definito dal magistero della Chiesa. Che cosa è possibile dal punto di vista pastorale fare per accogliere le persone divorziate e risposate? Bisogna fugare un equivoco che ci sia in giro, che i divorziati e risposati siano scomunicati, il che è falso, non sono scomunicati. Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio dà delle indicazioni molto precise per dire: in questi casi una persona che è divorziata e che si è unita con un matrimonio civile può accedere al sacramento della penitenza e poi dell'Eucarestia. Giovanni Paolo II già dà delle indicazioni, quindi il problema è già definito. Anche questo è stato taciuto dalla stampa. Ora, io, non per spirito di corporazione, essendo della stampa, ma per amore di verità, cioè ha perfettamente ragione Padre Carbone quando dice queste cose, e quando si sofferma a spiegare esattamente cos'è il sinodo, il valore del sinodo, perché in realtà la percezione che noi abbiamo avuto, che tutti hanno avuto attraverso appunto i mezzi di comunicazione, è ben diversa. Sicuramente la stampa ha le sue colpe, cioè, a volte solo per ignoranza, perché quando si parla di cose di Chiesa, nella stragrande maggioranza c'è una grossa ignoranza, e quindi magari si dicono così cose senza sapere neanche di cosa si sta parlando. Ma è vero anche che il problema nasce già all'interno evidentemente della Chiesa, per cui questa bolla mediatica comunque è stata evidentemente cavalcata dall'interno. Qualcuno che ha evidentemente interesse a far sì che la percezione nell'opinione pubblica di ciò che avviene nella Chiesa sia di un certo tipo. E giustamente
citava quell'episodio padre Carbone della relatio post disceptazione, cioè quindi a metà del sinodo dell'ottobre scorso, quando poi appunto ci fu questa relatio che ebbe grandissimi titoli sui giornali, grandi reazioni così, e poi i padri sinodali si lamentarono fortemente e ci sono stati dei grossi scontri perché in realtà non corrispondeva a quello di cui si era discusso nell'assemblea plenaria. E voglio dire, evidentemente qualcuno che ha redatto, forse qualcuno si ricorderà l'episodio clamoroso mai successo prima, nella conferenza stampa di presentazione di questa relazio, presidente il cardinale Erdo doveva presentare questo documento, lui era il relatore ufficiale, con lui c'era il vescovo italiano teologo Bruno Forte, che anche lui faceva parte della segreteria. Bene, quando c'è stata questa presentazione, a un certo punto un giornalista ha fatto la domanda sui paragrafi relativi alla questione soprattutto delle relazioni omosessuali. A quel punto il cardinale Erdo ha detto: parli pure il vescovo Forte, perché io l'ha voluta mettere lui questa cosa. Cioè, così non era mai successo una cosa del genere, l'ha scritta lui. Evidentemente c'è dall'interno all'interno del sinodo ci sono state delle forze che hanno spinto in una certa direzione e quindi hanno anche in qualche modo indirizzato la stampa. Porto un'altra testimonianza diretta, perché poi alcuni mesi fa ho intervistato il cardinale Burke, che appunto anche lui ha partecipato al sinodo, gli ho fatto una domanda appunto su questo tema qua e più in generale di una certa lobby gay che evidentemente ha diversi tentacoli all'interno della Chiesa, e riferita al sinodo a questi paragrafi dedicati alla questione omosessuale, e mi diceva: ma io non so dire con precisione chi, come, in che modo, però sta di fatto che è evidente che qualcosa c'è, perché se entrano nella relazione finale delle cose di cui non abbiamo discusso, evidentemente c'è qualcuno che su questo punto sta spingendo ed ha evidentemente un certo potere. Allora, c'è evidentemente all'interno della Chiesa, ci sono spinte che quindi indirizzano i media in un certo modo, i giornali in un certo modo, ed è stato evidente anche che, visto che ha citato l'enciclica Umane Vitae, forse qualcuno ricorderà che la pubblicazione di questa enciclica ha provocato una grossa reazione all'interno della Chiesa, vescovi, teologi fortemente, fortemente contrari. Possiamo dire che c'è stata una grossa spaccatura su questo punto qua. Tutti davano per scontato che a un certo punto, visto che Paolo VI aveva anche istituito una commissione di esperti, di teologi e di vescovi su questo tema qua, che andava appunto per esempio nella direzione di un'apertura verso la contraccezione, ci si aspettava che Paolo VI agisse di conseguenza e parlasse di conseguenza. Non è avvenuto, e ci sono stati fior di teologi e fior di vescovi che si sono stracciati le vesti per questo. Non è un caso, e direi da allora questa frattura in realtà non si è ricomposta. Qualcuno di voi sicuramente avrà letto che ci sono stati addirittura degli episcopati in nord europei che hanno chiesto, in previsione del sinodo, di cancellare la Umane Vitae, quindi di riprendere in mano la questione e dire come se non fosse stata scritta. Questa è una richiesta pubblica, cioè non è una roba confidenziale, e quindi si può capire quale sia il livello dello scontro. Però il problema più grosso rispetto al sino, quindi al matrimonio, è
una serie di percezioni sbagliate che sono state date appunto sul sinodo, prima della quale appunto è la stessa natura del sinodo, quindi si dà l'idea che il sinodo decida qualcosa, il sinodo non può decidere nulla, ma a cascata ci sono state tutta un'altra serie di equivoci, fraintendimenti, perché poi parliamoci chiaro, le encicliche, le lettere apostoliche, chi è che le legge effettivamente? Quello è il magistero, ma chi le legge? No, basta vedere l'ultima enciclica del Papa sul Laudato Si. Quanti l'hanno letta? Qualcuno? 3, 4, 5, 6. Ma tutti hanno un'idea di che cosa ha detto questa enciclica, perché hanno letto i giornali, hanno letto i titoli, hanno letto i commenti, no? E su questo ci si è, bene o male, ci si crea un giudizio, un'opinione. Allora, è chiaro che l'enciclica, il documento ufficiale, il documento del Magistero, in realtà è quello che conta, ma appunto nessuno lo legge, in realtà incide pochissimo. Invece un'intervista, un titolo, una battuta buttata là è quella che fa veramente l'opinione. Allora, la percezione generale, poi ci sono quelli ovviamente più informati che approfondiscono e quindi sanno di che cosa si sta parlando, ma in generale la percezione, se voi pensate anche amici, anche non gente necessariamente che va in chiesa, ma persone con cui si sta a contatto, se voi chiedete che impressione hanno di quello che si sta discutendo nella chiesa a proposito di famiglia, l'idea è che finalmente certe situazioni non sono più peccato, cioè che la chiesa finalmente accetta il divorzio, che accetta le coppie omosessuali. Questa è ormai una, come dire, una mentalità abbastanza, un'opinione abbastanza diffusa, e tant'è vero che, cioè, e questo anche fra i cattolici, tant'è vero che ho sentito anche alcuni sacerdoti che, cioè, questo provoca qualche problema anche nei confessionali, perché sembra quasi, no, che, cioè, uno ci va pensando che di avere certe risposte, magari trova il prete che dice ma no, guardi che forse non è esattamente così. Comunque, la prima questione che Papa Francesco ha voluto, rendendosi conto appunto della situazione della famiglia e quanto questo sia centrale per la vita di una società, quindi non soltanto per la Chiesa sicuramente, ma per l'intero mondo, quanto sia centrale il tema della famiglia, ha voluto fare un sinodo straordinario e poi un sinodo ordinario, perché si affrontassero a fondo tutti i temi e che quindi ci fosse davvero quella parresia, l'ha chiamato, ovvero quel modo franco, chiaro, sincero di parlarsi, a partire però ovviamente dalla fede, non, cioè, che ognuno dice quello che gli pare, ecco. Quindi, come dire, un tentativo di andare veramente al fondo della questione in un modo approfondito, no? Quindi ha una, come dire, una decisione che ha un suo significato estremamente positivo. Il punto però qual è stato? Che in realtà è da 2 anni che c'è, come se ci fosse un sinodo permanente. Ha cominciato con addirittura prima del sinodo, perché tutto è partito con il discorso di apertura che ha fatto il Cardinal Casper al Concistoro del febbraio 2014, quindi 10 mesi prima del sinodo. È lì che è cominciata la questione sui divorziati risposati, perché il Cardinal Casper ha fatto un lungo discorso sulla famiglia, lunghissimo, è stato raccolto anche in un libretto, però ovviamente l'attenzione di tutti si è soffermata sull'unica cosa che era non in sintonia con tutto quello che la Chiesa ha insegnato finora. Quindi va bene il discorso del progetto di Dio, va bene tutto l'amore, eccetera, eccetera. Poi appunto si arriva alle situazioni, la situazione appunto che ha preso
in esame quella dei divorziati risposati, quindi dell'accesso all'Eucaristia dei divorziati risposati. Dopodiché tutto si è giocato intorno a questa situazione, quindi conferenze episcopali che hanno cominciato a prendere delle posizioni le più varie, vescovi, cardinali, che ognuno ha detto la sua, ma in modi che hanno creato oggettivamente una confusione, perché si è sentito tutto e il contrario di tutto e soprattutto si è data una percezione sbagliata, anche per esempio con l'altro mezzo che è stato usato, no? Quello del questionario, anche quello aveva un'intenzione sicuramente positiva, ma alla fine il modo in cui poi qualcuno ha gestito tutta la vicenda è diventata come fosse un referendum di massa, e come se quindi la verità che la Chiesa è chiamata ad annunciare fosse sottoposta a un voto pubblico. Peraltro molte conferenze episcopali l'hanno aperta anche ai non cattolici, quindi chiunque poteva dire la sua, poi magari hanno risposto in pochissimi, però si è data l'impressione, soprattutto per certi paesi, che la maggioranza dicesse delle cose, magari la maggioranza invece se ne fregava altamente, non ha detto assolutamente nulla. E poi abbiamo avuto appunto singole conferenze episcopali o singoli vescovi che hanno appunto reso pubblico anche quello che non doveva essere reso pubblico, ovviamente per creare un certo tipo di pressione, di indirizzo, e quindi dal febbraio 2014 si sta andando avanti con una discussione che non è più quella parresia chiesta da Papa Francesco, quindi quel parlarsi franco a partire dalla comunione di fede, ma è stata soprattutto un susseguirsi di opinioni le più varie che hanno realmente creato confusione, per cui si fa oggi fatica a capire che cosa la Chiesa davvero insegna in questa materia. Ed è stato l'altra questione su cui sicuramente si è creato un equivoco, perché tutto questo parlare ha dato l'idea che per la prima volta la Chiesa affrontasse questo argomento. Sembrava quasi che fino ad oggi non se ne è mai parlato. Oggi però c'è questa situazione sempre più grave, quindi la Chiesa si deve interrogare, quindi deve dare una risposta. Ma come diceva, ha spiegato prima molto bene Padre Giorgio, la risposta è già stata data, la Chiesa è già da tempo che si interroga su queste situazioni. Appunto nella Familiaris Consortio c'è già la risposta. Benedetto XVI, anche all'incontro mondiale delle famiglie a Milano, è intervenuto ancora su questo punto, quindi per esempio in questo caso parlando di comunione spirituale, quindi già dando delle piste come dire, di anche dal punto di vista pastorale, per cui l'errata percezione riguarda anche appunto ciò che la Chiesa ha sempre detto e già detto e definito. Quindi sì, per molti, anche molti commentatori cattolici, invece è come se si fosse di fronte a un nuovo inizio. Fino adesso la Chiesa è sempre stata lontana, non ha mai capito i problemi, adesso bisogna cominciare a capire i problemi. E quindi percezione decisamente sbagliata, anzi si dà un'impressione totalmente sbagliata, appunto perché invece su queste cose, sulla anche prossimità ai problemi concreti delle persone, l'attenzione c'è sempre stata. Ma legato a questo c'è un'altra questione di fondo. Una delle cose che mi ha sempre così fatto sorgere una domanda è questa. Comunque la si rigiri, si parla sempre dell'accesso all'Eucaristia dei divorziati risposati. Ora, sicuramente questa è una situazione pastorale particolare, però uno dice, ma quanti sono i divorziati risposati
all'interno della Chiesa Cattolica, che poi appunto si trovano in questa situazione e che quindi desiderano accostarsi all'Eucaristia, ma si trovano in una situazione di questo genere. Ora basta fare un po' di conti generali tra la percentuale dei cattolici nella popolazione, la percentuale di situazioni familiari irregolari, eccetera, eccetera. Uno capisce che, insomma, già a occhio non sia un grosso numero. E peraltro, ma davvero questo, visto che parliamo di Chiesa universale, questo è il vero grande problema? Se noi pensiamo a quali sono i problemi delle famiglie, non so, in Africa, in America Latina, in Asia, ma siamo sicuri che questo è il problema più grosso? È ovvio che è facile nei giornali, insomma, alla fine si parla delle cose che fanno maggiormente titolo, no? Quindi è più facile parlare di questo, però l'insistenza con cui certi vescovi, anche padri sinodali, hanno insistito su questo punto è quantomeno sospetta, perché appunto i problemi familiari, della famiglia, pensate semplicemente ai matrimoni combinati, i matrimoni delle bambine in certi paesi asiatici o africani. Pensate al problema appunto dei matrimoni forzati. Tante situazioni, oppure in America Latina, tante situazioni di degrado anche sociale, che provocano tutta un'altra serie di relazioni sessuali piuttosto libere, che sono questioni gravi, o di abbandoni delle mogli in tante situazioni, che nascono magari da tradizioni culturali, locali, eccetera. Quindi ci sono una enormità di problemi, ed è curioso che siano poi casomai proprio i vescovi africani quelli che sono stati più decisi nel dire no, qui, cioè, su questo punto non si può transigere, perché questo è decisivo anche per l'evangelizzazione in Africa, per esempio. Però appunto dico, è sospetta questa questione qua, in realtà dietro al punto, alla questione divorziati, risposati, matrimonio, quindi definizione del matrimonio, si giocano tante partite che vanno ben oltre la questione matrimonio. Sicuramente voi avete sentito tutto questo discussione su dottrina pastorale, primato della dottrina, primato della pastorale. Ebbene, si dà per esempio l'idea che la dottrina sia una serie di regole astratte, molto spesso imposte alle persone, quasi come fosse una regola di appartenenza a un club, no? E cioè, se vuoi partecipare di quella società ristretta devi ubbidire, devi vestirti in un certo modo, devi fare certe cose in un certo modo, eccetera, no? Ma la dottrina in realtà dovrebbe essere la verità, cioè una questione molto concreta, no? Io faccio un esempio. Mi è capitato, me l'ha fatto pensare una volta, ero in una chiesa dove ci sono dei frati francescani, e a un certo punto durante la messa una signora anziana si sente male, quindi tende ad accasciarsi. A quel punto, io che ero qualche panca indietro, vado, vedo non c'era nessuno, c'era soltanto una signora lì vicino, vado per cercare di dare una mano, no? La signora non voleva assolutamente essere sdraiata, voleva uscire, fatemi prendere un po' d'aria, per cui vabbè, io cerco di tirarla su e portarla fuori. Interviene immediatamente un frate che arriva di corsa, mi sposta e la rimette giù, e le ordina di stendersi sulla panca, perché era, nelle sue condizioni era ovviamente pericoloso quello che stavo facendo io, pur animato dalle migliori intenzioni. Questo mi ha fatto capire una questione su questo finto dualismo tra verità e misericordia, fra dottrina e pastorale, ovvero non è che sicuramente sia io che il fratello eravamo animati da sentimenti di misericordia e di accoglienza della persona, ma io agivo in un modo sbagliato, che avrebbe fatto il male
della persona che intendevo soccorrere. Il frate ha agito secondo verità, no? Secondo quella che è la dottrina che un bravo medico, un bravo operatore sanitario, una persona che si sente male va stesa e casomai bisogna chiamare qualcuno esperto. Questo per dire che la dottrina è appunto la verità. Stamattina Monsignor Galantino diceva in apertura del suo incontro: ma ogni azione che noi facciamo dipende, anche se non ce ne rendiamo conto, da dei valori in cui crediamo o che vogliamo raggiungere. Esattamente così. È curioso che, se questo vale per un qualsiasi azione, si può pensare oggi che la pastorale invece, quindi un atteggiamento verso le persone concreto, possa essere scisso dalla dottrina, cioè da un corpo dalla verità o dai valori per cui ci si muove. E questa è una delle menzogne che sta dietro tutto questo discorso sul sinodo, la possibilità, cioè l'idea che qualcuno dice che la pastorale sia una cosa e la dottrina un'altra. Sì, la dottrina è quella, ma la pastorale, no, la misericordia insomma, può agire secondo altri criteri, no? Come appunto come vale per qualsiasi azione, è vero anche per qualsiasi azione pastorale, ha dietro una concezione dottrinale, un'idea di verità. Quindi chi fa questo discorso tende chiaramente a cambiare la dottrina passando dalla pastorale, quindi passando alle azioni concrete. Allora questo fa capire che la questione che c'è in ballo non è soltanto la presunta misericordia, presunto aiuto verso le persone che si trovano a vivere situazioni oggettivamente di sofferenza e di difficoltà. È invece una questione che va a intaccare la verità stessa che la Chiesa da 2000 anni annuncia. E questo è il punto centrale, perché se salta un punto della dottrina, cioè della verità che la Chiesa annuncia e che è vera, quindi è vera per ogni uomo, a quel punto qualsiasi cosa può essere ridiscussa. Qui bisogna appunto, quello che è in ballo è decidere se esiste un nucleo di verità, un nucleo di dottrina che vale per sempre, per ogni uomo, per qualsiasi epoca, per qualsiasi cultura, ed è quindi anche la legge naturale, oppure no, varia a seconda delle culture, dei tempi. E quindi a questo punto però il prevalere di una concezione di questo genere, ovvero di una verità che si adegua ai tempi, è come dire la negazione di ciò che la Chiesa ha annunciato per 2000 anni. Per cui è chiaro che se si tocca un certo punto, saranno tutti gli altri punti della dottrina della Chiesa che salteranno. Per questo la questione diventa importante, diventa fondamentale, no? da chiarire. Vedo che ho già parlato fin troppo. Domande? Ringraziamo Riccardo, Padre Giorgio. Adesso è il momento delle domande, se qualcuno ha qualche breve intervento da fare, ma prima ci tengo a sottolineare alcune pubblicazioni proprio sul tema che la nostra casa editrice propone. Padre Attilio Carpin, indissolubilità del matrimonio, la tradizione della Chiesa antica, cioè qual è il fondamento dottrinale nei padri della Chiesa proprio sul tema dell'indissolubilità del matrimonio, di cui in qualche modo abbiamo parlato. Renzo Puccetti, Veleni della contraccezione, si sofferma sul tema dell'umane vite, ne abbiamo parlato ieri sera, ne parleremo anche nei prossimi giorni. E infine Don Novello Pederzini, anziano esperto sacerdote di Bologna, conviventi, separati, divorziati, risposati e sacramenti, proposta per un cammino spirituale nel segno della chiarezza e dell'accoglienza. Ora, se qualcuno ha qualche spunto, qualche domanda, qualche esigenza di chiarimento, benissimo. Chiedo in particolare a Padre Carbone per... sono quesiti un attimino forse tecnici. Il primo quesito, in quella relazione che lei ha citato,
sembra prevalere un concetto di gradualità, cioè non esiste il peccato e il male, ma esiste solo una graduazione di grigio, cioè il matrimonio cattolico è il meglio, il matrimonio civile è comunque c'è qualcosa di buono, la convivenza pure, un rapporto duraturo tra due uomini o tra due donne, comunque c'è il, quindi come dire non c'è più il peccato, quindi sbaglio o seconda domanda, può il Papa, un concilio, ribaltare un principio di fede o di morale fissato direttamente dal capo, dal nostro Signore? Mi sembra che il tema del matrimonio sia stato il capo a dire la parola ultima. Terzo elemento, se è possibile ammettere all'Eucaristia chi ha commesso un peccato mortale senza le condizioni per ottenere una soluzione, cioè la senza il pentimento e il proposito di... A quel punto basta confessione. Glielo dico subito, non può essere ammesso se non è pentito, scusi. Se non è pentito, se ha compiuto un peccato mortale. Per compiere un peccato mortale ci vogliono tre elementi, tre fattori, no? Secondo la catechesi ordinaria. Materia grave, cioè che il fatto o l'omissione sia di materia grave. Cioè un atto o un'omissione che vada esplicitamente contro uno dei 10 comandamenti, ad esempio, che sia stato compiuto sapendo di compierlo, l'intelligenza che è consapevole, e il deliberato consenso della volontà, cioè che io voglio compierlo. Peccato è mortale, io non sono pentito e mi accosto ai sacramenti, commetto sacrilegio, Questo è Prima Corinzi, Nuovo Testamento, cioè è di fede rivelata. Questo bruciapelo. Poi raccogliamo altre due domande e poi diamo le risposte. Buonasera, io avrei una domanda per Padre Giorgio. L'impressione che si ha da questo dibattito, per fortuna meno, ma anche un po' da tutti i dibattiti sul tema, è quella di voler mettere su due piani la posizione del Papa e le posizioni dei Vescovi, quasi che il Papa fosse animato per definizione quasi dogmatica da buone intenzioni, poi i Vescovi si lasciano un po' prendere la mano e quindi escono dei pasticci. Ora, io non sono pienamente d'accordo su questa linea, perché il Papa, in quanto Papa, ha e dovrebbe esercitare l'autorità di controllo sui Vescovi e sui messaggi che escono dagli organismi ecclesiali, altrimenti se neanche il Papa, che è il capo della Chiesa, è in grado di controllare quello che i suoi Vescovi vanno dicendo, noi fedeli del popolo minuto dei fedeli, come possiamo trovare un orientamento certo? E dopo quindi mi ricollego alla domanda del Signore, qualora il Papa, il Sinodo o un concilio arrivassero un domani a sovvertire una verità di fede, di fronte a questo come ci si dovrebbe comportare? Ancora qualche intervento, qualcuno ha qualcosa da chiedere, altrimenti lasciamo ai nostri relatori la risposta. Allora, grazie delle domande. Allora, lei faceva riferimento alla relatio post disceptatione, cioè a questo documento interno preparatorio. La natura del documento ci invita a lasciarlo tale, cioè un documento interno lo lasciamo interno. Chiaro? Non è un documento pubblico. Sembra il mio metodo è quello di stare ai documenti ufficiali, non alle chiacchiere o ai documenti preparatori, che non sono chiacchiere evidentemente, ma che servono per elaborare la discussione. Uno in una discussione può aver fatto anche una provocazione per suscitare il dibattito, quindi bisogna conoscere anche il tono della voce e il genere letterario dell'enunciato.
Invece, quando viene pubblicato un documento, come potrà essere l'esortazione post-sinodale, quello è un atto del Magistero, l'esortazione post-sinodale. E quindi ha una configurazione magisteriale precisa. Quindi stiamo ai documenti, oppure stiamo ai vota, cioè alle dichiarazioni espresse dai membri del sinodo e pubblicate. Stiamo a questo. Quindi circa il concetto della gradualità, però intervengo perché è un principio fondamentale, importante. Si distingue tra, si parla abitualmente della legge della gradualità, che è una legge eminentemente pedagogica. Ognuno di noi diventa essere umano adulto attraverso un processo graduale, la crescita, lo sviluppo, la specializzazione delle nostre cellule. Ad esempio, se vediamo il processo di formazione dell'embrione, quindi di ognuno di noi nelle primissime ore di vita, vediamo che c'è una moltiplicazione delle cellule e una specializzazione delle cellule di cui ognuno di noi si compone, per arrivare all'essere umano di età adulta, che è in grado di svolgere tutte le funzioni che sono programmate all'atto del concepimento, cioè quando c'è la formazione del DNA. Questa, che è una legge biologica della gradualità, è anche una legge pedagogica. Ognuno di noi arriva all'atto virtuoso, cioè all'atto eccellente, a dare il meglio di sé, non di botto, ma attraverso un processo graduale, fatto anche talvolta di errori, no? Consideriamo quando abbiamo imparato a scrivere, abbiamo imparato a leggere. Allora, tutti noi siamo chiamati all'eccellenza della vita buona, che sono terminologia etica, pure se volete la terminologia teologale, siamo chiamati alla santità. Per essere chiamati alla santità dobbiamo vivere le virtù, che sono delle forze, o le virtù cardinali, che sono delle forze che ognuno di noi abilita dentro di sé, coltiva e fortifica, oppure le virtù teologali che ci sono donate esclusivamente da Dio, a noi sta esercitarle. Le virtù sono delle forze che ci abilitano a compiere degli atti eccellenti. Noi siamo chiamati a compiere questi atti eccellenti attraverso un processo graduale. Prendiamo ad esempio una coppia di persone che convivono, sono tutte e due battezzati, si trovano in una situazione che è oggettivamente di disordine, oggettivamente, non sto dicendo che è una colpa soggettiva, la colpa io non la conosco perché dovrei ascoltare le loro confidenze, è una situazione di disordine oggettivo. Allora, il mio compito, come anche il tuo compito di credente, qual è? Quello di condurre questa coppia all'eccellenza della vita coniugale. Quindi la gradualità, la legge della gradualità, cioè la legge dello sviluppo virtuoso, dello sviluppo pedagogico, chiede a ognuno di noi di aiutare questa coppia per essere portata a scoprire la bellezza del matrimonio e a prepararsi al matrimonio, e quindi vedere se sono maturi. Se non sono maturi per il matrimonio, allora decidano la strada, o lasciarsi oppure andare verso il matrimonio. Questa è la legge della gradualità, che quindi dà un approccio diverso alle situazioni concrete. Quindi non dobbiamo, se tu bolli quella coppia di amici e chiudi i rapporti, è una mancanza, perché tu sei chiamata ad aiutarli a crescere. Ecco, nella relazio post-sinodi era espresso in modo un pochino troppo basso questo concetto, nel senso che non specificavano bene. Quanto invece alla questione il Papa, il sinodo, il concilio e il matrimonio, allora, me lo consentite una digressione giusto per smorzare i toni.
Riccardo ha ricordato vari fatti, ma se noi andiamo a un grande italiano cardinale che è stato di una lungimiranza formidabile, chi è? Chi è? Biffi, cardinal Giacomo Biffi, a cui sia io, Riccardo, che molti miei confratelli siamo anche affettivamente, intellettualmente legati. Già nel 68 lui mi diceva: quando gli uomini andavano sulla luna ed erano tutti presi dall'allunaggio, io ero a Senigallia e scrivevo il quinto Evangelo, non so se lo conoscete, fa morire da ridere, ed è un testo di grande ironia e di grande finezza. Il Vangelo canonico di Marco dice così: chi rimanda la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio nei confronti della prima, e se una donna ripudia suo marito e ne sposa un altro commette adulterio. Questo è il Vangelo di Marco, capitolo 10. Il quinto Vangelo scoperto invece dal commendator Migliavacca, che è la finzione letteraria che usa Giacomo Biffi, dice così: se qualcuno rimanda la propria moglie e ne sposa un'altra, a meno che la prima si sia imbruttita ai suoi occhi, commette adulterio. Chi poi sposa la divorziata compie un vero atto di carità. Quindi capite che il quinto Vangelo può essere compreso solo se uno ha la chiave dell'ironia. Pubblicato questo libro, un sindaco, non dico di quale città e non dico in quale anno, mi scrisse scandalizzato: ma come fa lei a pubblicare il libro di un cardinale così dissacrante che incita al divorzio e all'adulterio? Allora presento la lettera al cardinale e il cardinal Biffi mi fa: senta, ma questo non ha letto neanche la prefazione, perché nella prefazione il cardinale scrive così, lo parafraso, questo libro si affida all'ironia e quindi confida nell'intelligenza del lettore, ma il lettore, una volta che ha avvisato, in realtà questo sindaco non aveva letto e forse non era sufficientemente intelligente per capire il gioco dell'ironia. Comunque il cardinal Biffi commenta il quinto Evangelo, il frammento, e dice così: le posizioni veramente logiche su questo tema, cioè sul divorzio e sull'adulterio, sono due. La prima posizione è quella ortodossa, cioè quella vera. O si accetta che l'unione sponsale crea tra i partecipanti una vivente unità che tocca le radici profonde dell'essere e soggiace intatta a tutte le sopravvenienti vicissitudini della vita, un solo corpo, così si esprime la scrittura, e in tal caso è del tutto inutile andare alla ricerca dei casi pietosi o drammatici che giustificherebbero la divisione, come non si può più sopprimere un nuovo essere cui si è data l'esistenza, così quest'unico corpo, quello dei coniugi, resta al di là della volontà che l'hanno costituito. Questa è la prima ipotesi, quella ortodossa, cioè il matrimonio crea una res, una realtà tra i coniugi, una nuova cosa, un nuovo corpo, e nessuno può sopprimerlo. Quindi su questa verità che ci è data da Cristo non ci sarà concilio, non ci sarà sinodo, ci vorrebbe Gesù Cristo che intervenisse, perché la Chiesa, che sia il Papa, che sia il sinodo non è neanche, che sia il concilio ecumenico, interpreta la volontà di Cristo ma non la può modificare. Quindi qui l'insegnamento di nostro Signore è chiarissimo. La seconda ipotesi, quella evidentemente che è giocata tutta sull'ironia, oppure non si deve ammettere che questo nuovo essere esista, e allora è abbastanza ipocrita stendere l'elenco delle situazioni che legittimerebbero il divorzio. Non ne esiste nessuna più grave della mancanza di amore. Se c'è amore, anche l'ergastolo o il manicomio di uno dei coniugi non sono ragioni sufficienti. Ma se non c'è amore, anche l'ergastolo o il manicomio
non riuscirebbero a rendere il vincolo più insopportabile di quanto già non sia. In conclusione, se non si volesse accettare l'idea pre-napoleonica, evidentemente dice ironicamente, pre-napoleonica dell'indissolubilità, e si decidesse di prestar fede a questo quinto Vangelo, il libero amore resterebbe di questo problema l'unica soluzione schietta, coerente e totale. Come vedete, questo è Giacomo Biffi, che era parroco nella parrocchia di Sant'Andrea a Milano, che scrive nel 68 e che con grande lungimiranza ha toccato un problema che all'epoca non era così vivace come oggi, perché la legge sul divorzio è stata introdotta in Italia nel 73, se non erro. Allora, quindi, l'insegnamento di Cristo circa la proprietà indissolubile del matrimonio è chiara. Quindi, il Papa da solo o Papa con concilio ecumenico non ha nessun potere in materia. L'ultima domanda faceva riferimento a uno sbandamento causato soprattutto dal sinodo mediatico. Dall'intervento di Riccardo possiamo evincere che ci sono stati come due sinodi, il sinodo reale e il sinodo mediatico. Il sinodo mediatico ci ha presentato i membri del sinodo, che non sono solo vescovi ma sono anche membri laici, disorientati, sbandati. Allora, andiamo, siccome quello che conta è il documento finale, la Relatio Sinodi, andiamo a quello. E lì vedremo che c'è, per quanto non sia un atto del Magistero, c'è però la riproposizione dell'insegnamento tradizionale e la messa a fuoco di tanti problemi che concernono le coppie in tutto il pianeta, e ci sono delle piste di riflessione per la soluzione di questi problemi. Quindi io invito ad andare ai documenti, perché in questo modo noi ci formiamo una coscienza informata e soprattutto retta, e riusciamo a sgonfiare queste bolle. Ecco, c'è ancora una brevissima domanda che... Mi chiedo questo: di fronte a tutti questi discorsi, a volte ho l'impressione che manchi la volontà di parlare della bellezza del sacramento, di parlare di tante esperienze. Per fare un esempio, un fenomeno un po' mediatico come quello di Costanza Miriano è un esempio di questa testimonianza. Forse anche a livello chiesa, a livello pastorale, non dovrebbe esserci più inventiva, più spazio a questo tipo di lavoro? Ecco, in conclusione mi permetto anch'io solo un breve accenno. Si è parlato, Padre Giorgio l'hai fatto, se non erro, del fatto che già è prevista una possibilità per l'accesso alle persone che vivono in condizione irregolare, per l'accesso appunto ai sacramenti, a certe condizioni. E allora, anche per chiarezza, ecco, ti chiederei di specificarle. Cioè, il cammino penitenziale già esistente nella Chiesa, in ragione del quale una coppia, persone separate, divorziate, risposate o conviventi, possano essere assolte e quindi ricevere anche l'Eucaristia. Sì, rispetto alla domanda, hai perfettamente ragione. Infatti una, anche noi, cioè sulla bussola, appunto una anche degli appunti che era stato fatto al sinodo dell'ottobre scorso era il fatto che poi si parlava soprattutto, ci si concentrava su certi problemi anche nelle testimonianze di alcune coppie e non si presentava invece delle situazioni anche positive, anche nella difficoltà, perché per esempio ci sono delle associazioni di mariti e di mogli lasciati che pure vivono la fedeltà
al sacramento del matrimonio, cioè appunto riuniti in associazione, e c'è un aiuto anche spirituale a vivere concreto, a vivere questa situazione, quindi nella fedeltà non alle regole della Chiesa, ma nella fedeltà alla verità, no, che si è incontrata. Così come ci sono altre persone, io per esempio ho anche pubblicato delle testimonianze, persone che si sono convertite dopo essersi trovati in situazioni irregolari, e che proprio per amore alla verità hanno deciso di seguire un certo cammino. Per esempio, io conosco una coppia, ho raccontato anche la storia, che da anni attende il pronunciamento della rota per una richiesta di nullità di un matrimonio, e disponibili a rinunciare al matrimonio se il giudizio fosse negativo. Allora, infatti uno dei danni che viene fatto con un certo tipo di notizie date in un certo modo e con una certa, come dire, con il tentativo di far passare certe tesi, farle passare come una forma di misericordia, tra l'altro si dimentica e si passa sopra a tante realtà veramente di sofferenza, ma anche di fedeltà, che invece dovrebbero essere portate ad esempio, proprio perché se l'obiettivo, lo scopo del matrimonio è la santità dei coniugi, è chiaro che sono queste esperienze positive che sono di aiuto, non la riproposizione di problemi con delle soluzioni che sono chiaramente al ribasso e contro la verità. Però se mi permetti volevo riprendere una cosa, perché essendoci state due domande che hanno posto il problema Papa, evidentemente questo tradisce un sentimento o una paura, un timore che c'è, che esiste, ed è inutile negarlo. Allora, secondo me ci sono due questioni. Uno, mi ricordo un episodio che più volte mi ha raccontato Vittorio Messori. Quando lui ha intervistato Ratzinger alla fine degli anni Ottanta per quel libro Rapporto sulla fede, che poi ebbe grande successo, allora Ratzinger era il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, a un certo punto Messori gli fa la domanda ma con tutti questi problemi che ci sono, come non si riesce, lei non riesce neanche a dormire, perché tutto il peso dei problemi della Chiesa, in effetti, no? E poi con tutti gli attacchi che aveva. E Messori racconta che Ratzinger invece l'ha guardato stupito, come dire, ma io non sono assolutamente tranquillo, sereno, perché comunque è Cristo che conduce la Chiesa, non la conduco mica io o non la conduce mica il Papa. Allora, questa è anche sicuramente, e l'ho anche espresso, la coscienza con cui ha lasciato l'incarico effettivo, no? il papato, ritirandosi, riconoscendo la sua incapacità anche fisica di poter continuare. Allora, credo che tutti noi siamo chiamati da questo, ad avere una maggiore coscienza su questo, che comunque a guidare la Chiesa è Cristo, quindi non è come per l'elezione dei presidenti degli Stati Uniti, per cui la sua presidente cancella tutto il passato, si porta i suoi uomini, cambia. È chiaro che poi tutto passa attraverso anche magari dei momenti drammatici, nella storia della Chiesa ce ne sono stati di ben peggiori, appunto anche la storia della Chiesa ci dovrebbe insegnare esattamente questo, che comunque, come diceva un famoso cardinale, se non siamo riusciti noi a distruggere la Chiesa, figurarsi, no, è proprio Cristo che la conduce, e quindi questa coscienza, che vuol dire anche preghiera, ci deve, è un chiaro giudizio che ci deve guidare. L'ultima cosa, se mi è possibile, sempre a proposito del Papa, noi dobbiamo renderci conto, cioè anche noi dobbiamo fare uno sforzo, perché
Il mondo è cambiato molto rapidamente, quindi anche la comunicazione. Una volta i papi parlavano pochissimo e soltanto con documenti ufficiali del Magistero o comunque in un modo. Oggi la comunicazione è cambiata molto con Giovanni Paolo II, lo stesso Benedetto XVI ha fatto libri di teologia, cose che mai papi hanno fatto in precedenza. Scrivendo anche, ma questo non lo faccio come Papa, no? Allora oggi abbiamo quest'altro Papa che addirittura conferenze stampa, interviste e altro, battute, telefonate, per cui si moltiplicano le frasi, i pronunciamenti che poi vengono tirati da una parte e dall'altra. Allora noi dobbiamo avere chiaro una cosa: il Magistero, appunto i documenti, ma in questo caso il Magistero sono encicliche, sono le catechesi, tutto il resto si può anche lasciar perdere, dimenticare, perché tanto non conta niente, si può anche avere delle opinioni un po' diverse su alcune questioni. Quello che conta effettivamente e che come fedeli siamo tenuti a seguire è soltanto ciò che il Magistero, quindi non le interviste, non le battute estemporanee, non le telefonate. Bene, una battuta finale a Padre Giorgio: qual è il cammino spirituale nel segno della chiarezza e dell'accoglienza già fin d'ora per coloro che sono in situazioni irregolari? Padre Roberto è particolarmente insidioso perché mi chiede in un minuto di riassumere questo libro di Don Novello Pederzini, che tratta con grandissimo amore e delicatezza queste questioni. Io prendo solo un caso, quello più grave, cioè di persone che hanno vissuto l'esperienza drammatica del divorzio e quindi che vengono da un matrimonio sacramento, che hanno vissuto l'esperienza del divorzio e che si sono accompagnate, oppure facciamo il caso, si sono sposate in municipio, è il caso più grave, che ha affrontato, definito dal Magistero con due documenti di Giovanni Paolo II, Reconciliatio e Penitenzia al paragrafo 34 e Familiaris Consortio 84. Giovanni Paolo II dice che due battezzati che sono uniti con matrimonio civile, uno dei quali proviene da un matrimonio sacramento, sono in una condizione che oggettivamente si chiama adulterio. Quindi bisogna chiamare le cose con il loro nome per non fare confusione. Il Cardinal Biffi aveva una locuzione molto efficace: l'impietosa misericordia della verità. C'è un rapporto strettissimo tra verità e misericordia, perché dire la verità significa amare l'intelligenza mia e tua che mi ascolti. Se io sono ambiguo nel linguaggio o inguacchio, io faccio un danno alla tua intelligenza, inquino il ragionamento e il parlato, ed è un'offesa, dunque una mancanza di carità, di amore. L'impietosa misericordia della verità, chiamare le cose con il loro nome. Una volta, quindi evidentemente ora entriamo nelle digressioni perché è una certa ora, poi ecco. Però io faccio pure le digressioni per far ridere, anche perché sono fatti veri, però voi vi faccio anche lo slogan: un piccolo acquisto, un grande aiuto. Stare qui a questo stand costa molto, se voi ci acquistate un libro ci aiutate molto a venire l'anno prossimo. Finite dalla pubblicità, vi racconto il particolare. Una volta ho dovuto fare una trattativa delle peggiori con una persona che dice: ah, ma lei è adultero. Ah beh, non dica così. Ho detto: come non dica così? Scusi, il rapporto che lei sta intrattenendo, il Signor, nostro Signore lo chiama così. Ah sì? Beh, come lo vuole chiamare? Ah no, sai, un rapporto di compagnia. E no, guardi, la compagnia è un'altra cosa. Questo dal punto di vista oggettivo, se lei prende il vocabolario della lingua italiana, della lingua inglese, si chiama
adulterio. Ah sì? Allora, se non chiamiamo le cose con il loro nome, la percezione del reale ci sfugge. Quindi chiamiamo le cose con il loro nome. Dunque si trova in una condizione che oggettivamente la premessa generale è non giudicare le singole persone, cioè non attribuire le colpe, perché noi non siamo non conosciamo la coscienza del singolo, a meno che il singolo non ce lo sia venuto a confidare, o a meno che il singolo non ce lo riveli lui stesso e ci chieda il giudizio. Quindi noi conosciamo le persone dall'esterno, quindi non emettere mai giudizi sulla moralità della persona. Questo è il principio generale. Quindi giudicare sempre l'oggettività dei rapporti. Questo rapporto è un rapporto che oggettivamente si chiama adulterio, che è un rapporto che va condotto a un atto eccellente, no? Abbiamo visto prima. Giovanni Paolo II in questi due documenti, Reconciliatio et Penitentia e Penitentia e Familiaris Consortio, dice che questa coppia può accedere al sacramento della penitenza, quindi essere assolta, e può accedere al sacramento dell'Eucarestia a queste condizioni, quando cioè ricorrono tutti questi fatti. Primo, non si possono più separare, cioè non possono, ci sono delle cause oggettive gravi come la presenza di figli che vanno educati, in ragione della quale questa coppia non può separarsi, altrimenti causerebbe un danno ai figli. Poi, sono sinceramente pentiti di tutto quello che è accaduto prima e si impegnano a vivere castamente, non secondo la castità matrimoniale di cui all'Umani Vitae, ma secondo la castità integrale, cioè ad astenersi in modo completo dagli atti tipici del matrimonio, in considerazione del fatto che loro non sono sposi, non sono marito e moglie con il sacramento. Quindi ci deve essere una causa oggettiva che comporti il loro stare insieme, come ad esempio la presenza dei figli, oppure prendete una malattia grave di uno dei due. Quindi l'aiuto vicendevole può esigere la coabitazione. Poi il pentimento sincero di quanto è accaduto in passato e il proposito, quindi la volontà fattiva di vivere da fratello e sorella. Quando ci sono queste tre condizioni, ne ho dimenticata qualcuna, mi sembra di no, la persona divorziata, risposata, può accedere alla penitenza e al sacramento. È una novità per qualcuno? No, lo sapete già, fa piacere. Caso molto più semplice è quello di una persona che chieda la separazione o il divorzio, ma che poi dopo non si riaccompagni. Vi faccio un caso che mi è capitato. Lei viene minacciata quasi quotidianamente da suo marito con un coltello alla pancia. Lui ha cercato di fare abortire lei in tutti i modi. Il figlio nasce. Dopo la nascita del figlio, le minacce di lui su di lei continuano e addirittura si estendono al figlio. A questo punto lei chiede prima la separazione e poi il divorzio. Non intende farsi un'altra vita, come si dice. Vuole impedire semplicemente al marito di mettere piede in casa per rinnovare le minacce. Questa è la situazione di estremo rimedio. In questi casi così estremi la Chiesa consente la separazione e per evitare degli effetti dannosi dal punto di vista matrimoniale è consentito chiedere il divorzio, quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.